Nuova settimana dedicata a Transport, ben ritrovati il nostro settimanale di porti, trasporti e logistica. Vito Riggio, il presidente di ENAC, l'ente nazionale per l'aviazione civile, difende il progetto varato dal ministro alle infrastrutture Maurizio Lupi per ridisegnare gli scali italiani, gli aeroporti, sapete che sono stati definiti quelli ritenuti più strategici, respinge anche le accuse che sono arrivate dai cosiddetti aeroporti minori e anzi lancia loro una sorta di sfida e proposta. Apritevi ai privati e soprattutto fatevi sostenere dalla governance degli aeroporti più grandi. Presidente Riggio, un bilancio di questo 2013, anche alla luce di un successo in termini di sicurezza. Da oltre 10 anni noi siamo come regione, ma in particolare come Italia, a 0,0 incidenti mortali. Lei capisce che insomma sono milioni di voli svoltisi in sicurezza e ovviamente questo significa una attenzione ancora più forte, più rigorosa, perché tenere questo primato è una sfida ogni giorno. Altre sfide importanti sono quelle che si affacciano a breve, ce le vuole descrivere? Ma guardi, finalmente sta venendo a maturazione, dopo tanti anni di riflessione, di approfondimenti, di consultazioni, il nuovo piano nazionale degli aeroporti, che ha un doppio effetto. Da un lato razionalizza la rete italiana, individuando alcuni aeroporti strategici attorno ai quali costruire processi di fusione che diano più contenuto industriale agli aeroporti, li rendano appetibili anche per ulteriori investimenti nazionali o europei o esteri, e poi semplificano il quadro. Adesso ci saranno 37 aeroporti, tutta la famosa questione se sono troppi, se sono troppo pochi, in realtà 37 è assolutamente nella media europea. Di questi 37 stanno nella rete nazionale anche alcuni piccoli aeroporti che però hanno 3 anni di tempo per dimostrare di essere in grado di tendere all'utile. A proposito dei piccoli aeroporti, qual è il loro stato di salute nel paese? Che ruolo giocano nel quadro aeroportuale del paese? Beh, cioè sotto 1 milione di passeggeri gli aeroporti non hanno entrate sufficienti per avere l'equilibrio. È evidente che sono nati un po' perché c'erano, via via però la crescita tumultuosa degli ultimi 20 anni ha fatto in modo che alcuni addirittura sfondassero qualunque previsione. Ovviamente però, al di là di questi exploit, che li collocano ormai in una dimensione diversa, i veri piccoli aeroporti, penso a Crotone, a Cuneo, a Parma, a Comiso in Sicilia, hanno davanti una strada chiara: fondersi con gli aeroporti strategici in termini di governance, specializzarsi e dimostrare di avere uno spazio. Questo è quello che il piano indica e a cui noi dedicheremo la vigilanza necessaria. A proposito di un piccolo aeroporto, Albenga, Liguria, c'è l'ipotesi che si possano trovare dei partner stranieri, appunto, per portare avanti l'attività. Lei che ne pensa? Ma guardi, noi favoriamo tutti i processi, come dire, di privatizzazione, del resto ormai questo è un destino comune, si sta privatizzando la società che gestisce il traffico aereo, quindi una scelta delicata dal punto di vista della sicurezza. Figuriamoci se non si debbano provare a privatizzare gli aeroporti. Molti piccoli aeroporti stanno già percorrendo questa strada. Ovviamente l'appetibilità di un aeroporto dipende, come dicevo, dal fatto di fare parte di un sistema nel quale ci sia almeno un aeroporto strategico che possa, nella fase di avvio, equilibrare eventualmente le perdite. Per quanto riguarda Albenga, noi abbiamo dato una concessione ventennale per lo sviluppo dell'aviazione generale, che è un tema molto importante, soprattutto nelle aree a rilevanza turistica. È previsto dalla disciplina europea che si possa assolutamente privatizzare, come già accaduto per Parma o per altri aeroporti. Quindi, a proposito di promozione o declassamento degli aeroporti, la nuova indicazione del ministro Lupi vede appunto alcuni aeroporti essere declassati, parliamo di Torino, non solo. Lei cosa ne pensa? Ma guardi, io su questa storia delle classifiche dico questo: nel piano diciamo c'è una gerarchia solo tra aeroporti strategici, che sono quelli che grosso modo hanno una dimensione anche di prospettiva di traffico, e aeroporti nazionali. Quindi Torino era nel precedente atto di indirizzo aeroporto nazionale e tale è rimasto. E quando tu c'hai Malpensa, né Linate, né Torino, né Genova possono essere considerati strategici. Le compagnie aeree, un discorso
a parte forse. Guardi, diciamo, noi abbiamo avuto una fase di espansione nella quale crescevano delle compagnie anche troppo piccole forse per reggere, e quindi diciamo in Italia le piccole compagnie che imitavano il modello low cost non hanno avuto le spalle sufficientemente robuste per resistere all'assalto delle grandi compagnie low cost, sostanzialmente sono due, ma poi ormai sono proliferate. Il fatto che oltre l'aggressività delle low cost, l'Italia, ma un po' tutta Europa e forse tutto il mondo, scontano adesso questa nuova presenza delle compagnie arabe, le quali sono, come dire, fortissime perché hanno una quantità di quattrini, che quando tu sei tra chi fa pagare poco il biglietto e chi invece offre il lusso, stai schiacciato dentro una dimensione alla quale sopravvivere è veramente problematico. Ultima domanda, privatizzazione invece rispetto all'aeroporto di Genova, lei che cosa ne pensa? Assolutamente, io spero che qualcuno lo compri, perché il tema poi è che l'aeroporto di Genova è schiacciato dall'autorità portuale, cioè l'area nella quale insiste è un'area problematica, e i veri grandi investimenti lì riguardano il porto, in qualche modo con una difficile convivenza anche in termini di architetture dello spazio. La mia, come dire, il mio auspicio è che appunto rapidamente si possa privatizzare, trovando una compatibilità con i processi di sviluppo del porto, perché Genova ha un grandissimo porto e un aeroporto che non è altrettanto significativo.